Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video del gameplay di Nazuma Eleven Go Galaxy Big Bang, dove finalmente faremo la parte numero 13, dove dovremo sfidare la squadra del pianeta Sandorias. Finalmente eccoci insieme al grande Axel di nuovo. Ciao a tutti ragazzi, come al solito noi vi chiediamo 100 like. Allora ragazzi, comunque ho saputo che alcuni di voi non volevano che io spoileravo, quindi cercherò di stare zitto. Non stare zitto, ma... ma non spoilerare. Ma è possibile perché io non riesco mai a stare zitto. Ecco. Vabbè, finalmente però siamo riusciti a ricontattarci e oggi faremo un nuovo video della serie. Poi vediamo se riusciamo a farli ancora come sempre, uno al giorno. Eccoci. Vabbè, io stavo... eravamo in verità al pianeta Sandorias, però io ho visto che... sono andato da Maddie a fare qualche amichevole, se no non sarei riuscito a battere la squadra di Sandorias. Ora torniamo allo stadio. Forse mi sono allenato troppo, però non sapevo il livello della squadra avversaria, quindi ho fatto 2 o 3 partite, sperando che basta. Parliamo col capitano di Sandorias. Scegliamo i giocatori da mettere in campo. Io direi di ovviamente mettere Wolfram, Mark, Bailong e Gabi, e gli altri di tipo Alpha, Beta, Gamma, Fei, loro li lascerei per ora fuori nelle riserve. Perché? Metti Mark in porta. No, qui c'è scritto di mettere Terry in porta. Ah, allora non si può. Peccato. Eh sì. Vincevamo già tutto quanto. Eh beh. Ma anche vorrebbe la donna. Qui vediamo se riesco a mettere tipo qualcun altro al posto di Cheris. Eppure lui. Vediamo se riesco. Però non so come mettere, come cambiare la formazione. Oppure per ora posso anche lasciare così. Vediamo Bailong. Tanto gli spiriti si possono utilizzare. Bailong e Garsha, Wolfram. Ecco la squadra di Sandorias che affronteremo oggi nel primo turno del Gran Celesta Galaxy. Ecco il nostro telecronista, non si sa chi è, vabbè chi è si sa, ma non si sa da dove viene né che cos'è. Poi spero si potrà avere una forma di giocatore, come fanno tutti. Quello non lo so. Dalla persona del personaggio il corpo di umano. Quello non lo so. Non l'ho visto. C'ha la testa da un uragano. È vero. Umano. Oppure Spotter. È vero, Spotter. E, non, e anche oh, altri. Eh sì, ma ci sono anche altri. Questa è la squadra di Sandorias. Ecco l'allenatore. Questo è il panchinaro, guardate che faccia. Iniziamo la partita allo Starship Stadium del pianeta Sandorias. Questa è la musichetta della partita contro l'ogre. Credo. Sì, se mi ricordo bene è questa. Ecco, la immaginiamo. Sì, quella dell'ogre e della lapsa. Eh sì. Ecco qua il martello del deserto. Rock Hammer. Di Barga. E mi è venuto in mente incredibilmente il nome, il suo nome italiano, cioè Ogar Circes. Aspetta, io mi ricordo quello di Vincenzo Gabriele Angelo Daimon, Kinan. Kinan. Però
Va bene. Applausi per Axel. Mandategli degli applausi digitali. Come ci vado a mandare applausi digitali? Boh. Ecco qui che abbiamo che è invincibile. Andando in game, trovate. Qui vediamo il giocatore che è invincibile, quindi non serve a niente contrastarlo. È normale che io scrivo Axel da adulto e mi appare Harry Potter? No, non è normale. Dopo lo skin. Attenzione, ecco qua il gioco violento di Barga. Ecco il tiro speciale di Sandorias. Non mi ricordo come si chiama. Ed ecco che Terry cerca di pararlo con gli artigli di guardia, ma mi sembra ovvio che è tutto inutile. Ed ecco il gol di Sandorias, 1-0. Se cominciamo così, allora non va bene. Iniziamo in vantaggio. Eh sì. Però vedete che questa partita sarà veramente bella. Una bella partita. Infatti sotto l'audio perché mi arrivano le notifiche. Fai bene. Ecco che entra in campo Zanakuro e parla con Konoha. Ok, adesso devo mettere in campo Zanakuro. E tiro via. Facciamo Tezukado. Matatagi ci serve. Vabbè, per ora possiamo tirare via Wolfram e mettere più indietro Victor. Visto che tra poco scoprirete a cosa ci servono loro. Entra in campo Zanakuro. Era Zack. Esatto. Ok, dobbiamo riempire la barra di avanzamento. Guardate qua com'è difficile con questa gravità. Infatti guardate il mio passaggio che era molto più lungo di quanto è. Eccoci sempre. Sì, okay, eccoci subito al tiro con Bailong. Ok, possiamo tirare subito con lui. Afflato bianco, 936. Direi che c'è molta differenza da quanto riesco a fare con la stessa tecnica con Ozrock, esatto. Che riesco ad arrivare a 6.000. Però ho notato anche che con le soul fanno meno valori. Però ho notato che gli spiritueri, le tecniche degli spiriti fanno più valori. Sì, le tecniche degli spiriti sono veramente molto più forti di quanto lo sono mai state. Sono più valide delle soul praticamente. E le tecniche sì. Perché le soul ho visto che sono 2.000 contro la Genesis, mi ricordo. Che è fatto lato bianco, mixizzato, che aveva i capelli bianchi, Ozarok. E faceva tipo 5.000 e 300 qualcosa. Invece la soul di nero faceva solamente 2000 e 2400. Eh sì, le tecniche degli spiriti sono fortissime. Poi se gli dai super tecnica spiritica, che nel Cronostone non serviva quasi a niente, il valore veramente aumenta di tanto. Mamma, allora io mi utilizzerò più di gli spiriti che le soul. Pure io. Ovviamente non posso fare una squadra senza soul, però esatto. Qui dobbiamo utilizzare l'armatura di Bailong. Come vedete, nel torneo Gran Celesta Galaxy gli spiriti si possono utilizzare. Non come molti di voi credevano, che si possono usare solo le soul, ma anche gli spiriti durante la storia. Invece nei primi 5 capitoli no. Ecco la tecnica. Questo non lo sapevo.
Eh sì, eh. 2-1, abbiamo già rimontato il risultato grazie a Bylong. Probabilmente abbiamo riempito pure la barra di avanzamento, anzi sicuramente, ecco qua. Adesso guardate cosa succede. Palla per Konoha, cioè Trina. Ecco ancora il martello del deserto di Barga. Questa volta utilizzato su Trina. E Trina si rialza. E guardate cosa fa. Eccola, la soul di Trina. Ecco qui che ci viene spiegato cosa sono le soul. Sono, diciamo, non spiriti guerrieri, però si possono attivare cliccando sull'icona degli spiriti guerrieri, infatti come vedete qua. Ovviamente per evocarla non possono, un giocatore non può avere 0 PE. Ogni soul ha i soul point, come gli spiriti che hanno i PSG, e sono SP, soul point. E c'è una barra del livello. Quando si utilizzano le tecniche della soul, cioè con la soul si possono utilizzare tutte le tecniche del giocatore, che ovviamente costano la metà del costo vero della tecnica di PT. Quando un giocatore riesce a utilizzare le sue tecniche, oppure anche una soul strike, efficacemente, quindi quando funzionano, la barra del livello, questa qui, si riempie e il livello aumenta. Ovviamente quando si evoca una soul il livello è sempre 1 all'inizio. Questa barra si riempie, quando si riempie i SP aumentano e aumenta pure il livello. E in questo modo, cioè il livello massimo di una soul è il 5, dopo il 5 una soul non può più evolversi. Se tipo una soul è di livello, è di tipo, che ne so, tiro, la sua soul strike è, è per tirare. Se è difensivo è per rubare palla, se è offensivo per dribblare, e se è di parata è per parare. Invece questa è la barra delle extra. Ogni soul ha 6 extra, che quando si clicca su soul strike ci viene questa barra dove dobbiamo scegliere l'extra da attivare. Ogni soul ha extra diverse. Però però c'è anche l'extra di fallire. Alcune soul hanno più, ne hanno, cioè ce l'hanno più volte, ce l'hanno doppia ad esempio, quella di fallire. E quindi c'è più possibilità di sbagliare. Invece alcune volte ci sono pure quelle di aumentare il valore o aumentare la barra del livello. In questo modo possiamo utilizzare la soul. Diciamo che l'utilizzo è un po' simile a quello degli spiriti. Non so se mi sono spiegato bene, però fatemelo sapere. Ecco, ad esempio qua vediamo, visto che la soul di Trina è difensiva, la volpe, quella soul strike è difensiva. Infatti vedete qua la barra del livello e i soul point. Ora vediamo qua, vedete, questa è la barra. Ecco, qui abbiamo il livello 1, cioè che aumentano del 10% i PE del giocatore, cioè di Trina. Eccola qua la soul strike di Trina. È la prima. Quando uno utilizza la tecnica della soul aumenta di 10 No, questa era la extra che abbiamo attivato noi, però ce n'erano altre diverse, non tutte hanno la stessa. Ah, come gli spiriti guerrieri che hanno le tecniche diverse tra di loro, tecniche extra. Sì, però la soul ne ha 6 e ognuna la attivi quando fai la soul strike. Tipo esiste la... Oh mamma, qui ho sbagliato. Esiste... tipo se clicchi su Soul Strike, ad esempio per tirare, puoi attivare l'extra, ad esempio, di aumentare il valore totale di 150, di 250 alcune volte. Quindi non è male. Ma alcune si possono usare solo quando sale di livello. No.
No, si possono usare sempre. Qui vedete che la barra del livello si è riempita un po'. Vediamo, Soul Strike, ecco, vedete, qui abbiamo fallito. Quindi, vabbè, la Soul Strike funziona lo stesso, però l'extra non c'è. Quindi il valore è quello normale. Non c'è nessuna extra, né sul valore, né sui PE, niente. Ecco, qui è fuori gioco. Non so se mi sono spiegato bene, fatemelo sapere che magari mi spiego meglio. Ok, qui abbiamo dribblato. Bailong! Incredibile, riesce a tirare lo stesso. 21 PSG costa sta tecnica e ne abbiamo 22. Segneremo pure il 3-1? Certo! 3-1, abbiamo già rimontato. Durante le partite amichevoli che facevo ho pure aumentato il livello di ritmo travolgente a Z. Cioè l'ho utilizzato così poche volte, cioè non è che l'ho utilizzato tante volte, però si è evoluta velocemente. Oh, grande Falco, che ha superato l'avversario con il solo scatto. Qui possiamo segnare ancora con Bailong, suo uragano bianco. Vi ricordo che i giocatori che si scelgono quando si parte per lo spazio su Big Bang non sono completamente esclusivi, perché li potete avere anche su Supernova dopo la storia, e lo stesso vale per il contrario. Quindi questi giocatori tipo Bailong, Tescat, non sono esclusivi, ma si possono reclutare tutti dopo la storia, in ogni versione. Quindi se anche per giocare, per partire per lo spazio non scegliete un giocatore, lo potete reclutare lo stesso a fine gioco, a fine storia. Ecco qui la tattica speciale di Sandorias. Ecco che Uogu usa la sua tattica di andare sottoterra e poi ricomparire più avanti, non mi ricordo come si chiama. Ed ecco la tecnica di Kinan, Torres Press. Tanto vi dico che sta per finire, se non sbaglio, il primo tempo della partita. Dobbiamo trovare un modo per arrivare davanti alla porta. Oh, vai con Zanakuro e il suo Kabuki Break. Ah, ce l'ha parato. Vabbè, abbiamo finito il primo tempo. Guardate un po', diciamo che non è male come stiamo giocando, eh. Anzi, non ho neanche guardato il livello degli avversari, non ho neanche guardato. Adesso quando inizia il secondo tempo, anzi no, probabilmente lo vedrò quando finisce la partita. Ricordamelo, Axel. Sì. Quando finisce la partita devo vedere il livello squadra degli avversari. Sì. Non l'ho notato. Tanto vediamo Barga arrabbiato, perché la squadra sta perdendo. Bene, fratello, non riesco a trovare più l'immagine. Sono triste. Un povero Axel. Comunque ragazzi, volevo solamente dirvi che domani porterò un video sopra il mio canale in cui sfiderò un mio amico, che è lo stesso, quello che mi ha dato, che usava il trucco, che mi ha dato Fenrir e Grifo. Ah, ok. Finalmente, eh? Ok, qui vediamo che Barga se ne va. Infatti esce dal campo. E Uogu dimostra che Konoha non è l'unica che possiede una soul. Infatti ecco qui la sua soul. Ecco la Soul Strike della Soul di Uomo Kazerma.
qui vediamo che è invincibile, quindi non lo, non lo contrastiamo nemmeno, perché sennò perdiamo solo tempo. Ecco qua che ci dimostra il suo potere, la sua forza. Adesso, senza Barga, la partita si fa più interessante. Senza il gioco violento di Barga. E incredibilmente Terry para il tiro. Semplicemente con la parata del cestista. Ha dimostrato a JP quello che sa fare, perché JP vuole rubare il posto di portiere. Ecco, qui dobbiamo riempire ancora la barra di avanzamento. Direi di attivare Lancelot di Victor. Per segnare un altro bel gol. .496 pure con l'extra. E il gol è, diciamo, assicurato. Anche se ormai abbiamo già vinto, perché stiamo 5-1. Non credevo questo risultato, mi sa che ho fatto troppe partite per allenamento. Credevo che erano troppo poche. Non sapendo la, il livello della squadra avversaria. Vabbè, però non ne ho fatte neanche tante, eh. Cioè, erano due o tre partite che ho fatto, eh. Stiamo all'ottavo del secondo tempo. Ma adesso ancora deve succedere il bello. Non è finita qui. Ok, adesso rubiamo palla. Ah no! Grande Zack! No, Arion fa peccato, ma che cosa... com'è possibile? Su un passaggio. No, su un passaggio. Ha fatto peccato, non debole. Vabbè, ma diciamo che il peccato lo può fare chiunque, non serve per forza la presa bassa. Diciamo che basta che può capitare a tutti, anche uno con tanta presa. Vabbè, di certo non al portiere, perché 400 di presa è abbastanza impossibile. Ecco che però abbiamo riempito finalmente la barra di avanzamento. Palla per Zack. Ecco qui, avete sentito una voce un po' strana di Zack. Però ecco la sua soul. Leone. Eh sì. Quindi due soul in una sola partita. Ecco che abbiamo imparato anche la soul di Zack. Ed è veramente forte. E lei l'aveva già risvegliata ancora quando era al teatro Kabuki. Però gli serviva qualcosa per risvegliarla completamente, perché ce l'aveva già questa soul. Doveva spingere qualcun altro a far evocare una soul. Ecco qui. E quella che diciamo che era più sul punto, che tra poco lo evocava, era... Qui abbiamo fallito l'extra, però vabbè, la soul strike è forte lo stesso.
Ed eccola qua, la Soul Strike di Leone, di Zack. Ecco qua, Sand Knock. E è impossibile che riesci a pararla. 6-1, incredibile. Non me l'aspettavo proprio di riuscire a vincere in questo modo. Mi sa che veramente 3 partite sono troppe. Stiamo al 18esimo, quindi probabilmente ne segneremo altri. Adesso, visto che la storia non dovrebbe più interromperci, segneremo altri gol. Vabbè, adesso non muovo più gli schermi, tanto vedete qua sopra dove c'è il campo. Ok, andiamo a segnare. Vabbè, adesso ci hanno fermato. E le loro tecniche sono tutte così. Vanno sottoterra e dopo o dribblano oppure rubano palla. Vedete, anche questa sottoterra e su. Dicevo, non so se si è sentito completamente prima. Stavo dicendo che da adesso non faccio più vedere tutti e due gli schermi. Ma tanto ormai la storia, visto che non ci interrompe più, vedete da sopra il campo. Quindi faccio vedere solo lo schermo sopra. Lo schermo inferiore, diciamo, quando il punto i giocatori, diciamo che è un pochino inutile. Eh sì. Guarda le partite, sì. Ecco, guardate qua, abbiamo attivato la Soul Strike di livello 3, quindi il valore totale aumenta di 250. E a questi livelli è tanto, guardate, pure colpo critico, 1181, tantissimo, per questi livelli è tanto. Per altri livelli invece 1000 è pochissimo, pure col colpo critico, quindi vabbè, siamo al 26esimo, quindi non manca molto. 7-1, abbiamo fatto un bel cappottino ai silicani. È vero, sì. Poi me lo ricordi quando è finita la partita. Passano 4 minuti, me lo scordo pure io. E infatti, me lo devo ricordare io allora. No, anche se mi scordo le cose, però questo non me lo devo ricordare. Ok, abbiamo attivato. Siamo riusciti ancora a tirare. Però vedete che qua c'è scritto che per la Soul Strike ci servono 50 SP. Qui vedete che ne abbiamo solo 40. In questi casi o si fa un tiro normale, non lo facciamo, oppure possiamo utilizzare la tecnica, che costa esattamente la metà del costo reale. Vabbè, 55 è un numero dispari, quindi costa 27, se no sarebbe 27 e mezzo. Quindi vabbè, la metà. E la tecnica viene potenziata dalla Soul. Non di tanto, però vabbè, abbastanza. 8-1, mamma mia, incredibile. È finita finalmente. Ecco, vediamo il livello della squadra avversaria. 25. Oh, ma non ci posso credere, noi siamo al livello 23 e loro 25. E siamo riusciti a battervi. 8-1, cioè due livelli più avanti sono loro e noi abbiamo vinto 8-1 poi. Io che credevo di essermi allenato troppo. Vabbè, intanto vi dico che non ti eri allenato abbastanza. Infatti. E siamo riusciti comunque a sconfiggere. Incredibile. Tanto qua Terry. Come si chiama? Frank ha imparato una nuova tecnica, quella che fa il counter shot. E poi vi dico che nelle amichevoli che ho fatto io, Victor ha imparato il tiro soprannaturale. Qui abbiamo droppato lo schema, i guanti e la divisa del pianeta Sandorias, della loro squadra. Vi dico che tiro soprannaturale, quella rarissima tecnica del Chronostone, ce l'ha Victor nel Galaxy e costa 55 PT. Però vabbè, non è forte come nei vecchi giochi. Comunque ragazzi, volevo dirvi una cosa. Finalmente sono riuscito a trovare la tecnica esclusiva per la versione di Fiamma ed era la tecnica opposta del tiro soprannaturale. Il colpo definitivo. Fuoco ed era montagna, 170 di potenza come tiro soprannaturale ed era il colpo definitivo. Però ancora non l'ha ottenuto nessuno, quindi non sappiamo se è proprio sicuro questa cosa. Quindi diciamo che di certezza non
non ne siamo sicuri al 100%, però diciamo che il 50% è sì, il 50% è insicuro. Quindi bisogna provare. Qui vediamo Ozrock. L'unica che ho fatto è stata contro il mio amico, che poi pubblicherò il video domani, e non ho ottenuto niente. Qui attenzione, vediamo che Ozrock parla con il servitore della regina Roleia di Fala Morbius, che gli chiede quello che ha chiesto la regina, cioè portare da lei il giocatore Victor Blade. Ozrock ovviamente obbedisce e vediamo in che modo lo farà. Diciamo che nelle anime è bruttissima questa cosa, perché quando fanno vedere che un giocatore quando uno si, diciamo, deve fare qualche cosa per ingannare una persona, c'è sempre qualcosa ad aspetto, però loro è come se non se ne accorgono. Eh sì, per forza dobbiamo capirlo noi, poi loro, e mi sembra normale che non lo capiscono. Infatti ha gli occhi viola, ma gli occhi viola li hanno messi per noi, se no non ce li avrebbe, perché infatti no, vedete che non lo volevo dire, che se l'ha travestito così, che aveva gli occhi così, però tu l'hai spoilerato, quindi la te sei colpa tua, dislike per Milano. Non ci avevo pensato. Scusate per il piccolo spoiler, non ci avevo pensato, vabbè tanto non si è capito molto da quello che ho detto, o almeno spero. Quello non vale, però non si è capito molto. Vabbè, adesso dobbiamo tornare al Galaxy Notes Go e parlare con la signora qua, e tra poco ci prepareremo a partire per il prossimo pianeta, nel prossimo video. Questo video abbiamo fatto la sfida contro Sandorias. Ecco qua, guardate cosa succede. Sembrano esserci due Victor. Guardate da lì. Ma cosa succede? Eccolo qua. Ci sono due Victor. Questo è quello che è appena arrivato, sta usando una specie di magia contro quello vero. E l'ha fatto svenire, sembrerebbe. Ecco che arriva pure Ishigashi. E si porteranno via il vero Victor. Il suo posto lo prenderà quell'altro. Ecco qua. Infatti questo qui è quello falso. Vedete, come ho detto prima, che ha degli occhi un po' strani. Viola. Eh sì. Non come quello vero. Ed ecco che ce ne andiamo dal pianeta Sandorias. Ecco un'altra specie di illusione per Arion, ed ecco che ancora quella persona lì che aveva già visto nei suoi sogni. E ci dice che è la principessa Katora del pianeta Kiel, cioè sarebbe Eclipsus nella versione italiana. E dice che il suo pianeta è scomparso tempo fa. Ma comunque ci dice che c'è un modo per salvare l'intera galassia. Cioè riunendo le quattro pietre, i quattro frammenti della speranza. Uno l'abbiamo già raccolto su Sandorias. Sono pietre. Eh sì, delle pietre un po' nascoste nei pianeti.
e Katora ci dirà come ottenerle, come prenderle tutte. Ecco, ci dice qua, sono 4 le pietre che dobbiamo prendere, che dobbiamo raccogliere. La prima ce l'abbiamo. Le altre, boh, le troveremo. Ed ecco che Katora sparisce dai sogni di Arion, da queste illusioni. Ma avrà sognato oppure è vero? Boh. Ecco che Arion racconta tutto agli altri. Io stoppierò un secondo l'audio. Ok. Ed ecco che la manager Minori ci dice che è impossibile che Arion ha visto Katora. Dice che il pianeta di Katora è sparito, è stato inghiottito dallo stesso buco nero di adesso, molto tempo fa. Quindi ci dice che è impossibile che si è salvata la principessa Katora. E Arion gli dice, ma come fai a sapere tutto questo? E lei risponde, che, e ci dice che in verità la manager è un alieno proveniente dallo stesso pianeta della principessa Katora. Ed è un alieno. E direi che per questo capitolo abbiamo finito. Vi diamo una piccola anteprima del prossimo capitolo. Ma il Luca spegnerà le cui non vale. No, ha fatto vedere delle immagini. E il gioco non può subire danni con non mi piace, mi piace. Il gioco piacerà sempre, pure se spoilerà. Eh sì. Vabbè, adesso appena abbiamo la possibilità di salvare, spegniamo e stoppiamo questo video. Intanto sentiamo la spiegazione della manager. Com'è che si chiamava? Quale, la manager, la ragazzina? Sì. No, io non l'ho mai saputo. Non mi viene in mente, non so perché. Se mi viene in mente lo dico. Ed ecco che ci porta quel pupazzo di fianco per far vedere che che in verità è un fantasma, cioè un'anima senza il corpo. Ha perso il corpo quando si è salvato da quel pianeta. Ed ecco che prende vita quel pupazzo che vedevamo all'inizio del gioco. L'abbiamo visto pure in Chronostone, insieme a Lavo, Ray Dark. Ci dice che si chiama Potomuri, Ptumri in italiano. È un alieno proveniente dal pianeta di Katora, pianeta Kiel o Eclipsus. E è stato l'unico che si è salvato, anzi non completamente, perché si è salvato sotto forma di anima senza corpo. Infatti ha perso il suo corpo. Però è riuscito a scappare da quel pianeta che stava per essere inghiottito dal buco nero, come vedete. È lo stesso buco nero di adesso che ha inghiottito il pianeta di Katora e Ptumri. La cosa strana è che il buco nero è sempre lì e il pianeta è sempre stato lì, cioè il buco nero non è che lo inghiotte. No, sì, lo inghiotte, lo attira verso di sé. Che si muove.
No, no, il buco nero attira verso di sé. Poi, allora... E perché il pianeta non viene attirato? Gli fa la Mobius. Beh, ci vuole tempo, eh. Anche se il buco nero si vede. Comunque... Dicevo, era... alla fine era un'anima senza il corpo che vagava per la galassia cercando un posto dove sopravvivere. Ha trovato il pianeta Terra, che era molto simile al suo vecchio pianeta. Precisamente è andata in un ospedale dove c'era questa ragazzina, di nome non mi ricordo in italiano, ma si chiamava Mizukawa Minori. Praticamente lì stava era in ospedale. Forse non ce la poteva fare, non poteva sopravvivere. Praticamente, dato che lui è entrato, diciamo, nel suo corpo, dato che l'anima era sana, il corpo, fisicamente, anche se era un'anima, fisicamente, diciamo. Era un'anima entrata nel suo corpo. Però adesso è come se hanno due personalità. Però diciamo che la maggior parte del tempo che noi vediamo nel cartone lo passa più nel corpo l'anima. Eh sì. Però alterna, un po' sta nel corpo della manager Minori e un po' sta nel corpo di quel pupazzo. Intanto vi dico che questi non sono spoiler, ma è la spiegazione di quello che stanno dicendo loro. Poi ha sentito una presenza aliena simile alla sua, cioè quella di Ozrock, e ha capito che il suo obiettivo era quello di continuare questa lotta per lottare contro il buco nero. Ok, ecco il capitolo 7. Qui velocizziamo con i dialoghi perché il video sta durando un po' troppo. Quanti minuti stiamo? Di preciso non lo so, perché si è interrotto prima e quindi non vedo completamente, però non possiamo ancora continuare. Però vediamo che si risveglia Minori, Mizukawa si risveglia senza avere dentro di sé l'anima di Potomuri. E vediamo violenta, non so, violenta, non proprio, però vediamo la sua vera personalità. Diciamo che la sua personalità è un pochino aggressiva. Esatto, aggressiva. Ecco che finalmente, però Potomuri... molto aggressiva. Potomuri è rientrata nel suo corpo e si è calmata. Cosa? Aveva minacciato uno dei minaggiumi della Retri Leven di fargli qualcosa se non gli spiegava dove si trovava. Sì. Però qui quando è che ci fa salvare? Qui vediamo ancora Ozrock e Ishigashi. Quando ci fa salvare, che sto video sta durando fin troppo? Mi sa che un'ora forse l'abbiamo raggiunta, O quasi. Ok, non so quanto mi tira l'ora, sta da 2 ore. No, che 2 ore. E tra poco finisce pure la memoria, quindi siamo a posto. Tra pochi minuti. Speriamo che adesso ci fa salvare, si dovrebbe finire. Oh, era ora. Finalmente abbiamo la possibilità di salvare dopo queste spiegazioni veramente scioccanti. E finalmente, vediamo. Quanti messaggi sull'Inalink. Salviamo e direi che per questo video ci possiamo salutare. Ci vediamo al prossimo, dove andremo sul prossimo pianeta. Non perdetevelo, direi che allora per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo, ciao a tutti. Ciao ragazzi.